La trasmissione è offerta da Crosetto, Supertino, Frandent, Dragone, Ascai, Colmuto, Consorzio Agrario Nordovest. Sansoldo Elio. Innovare è la nostra passione. Cantine Manfredi. Vetreria Veglio di Veglio Ragionier Marco E.C. Gallo d'Alba. Buona domenica e ben ritrovato al nostro consueto appuntamento con il rotocalco dedicato al settore primario, obiettivo agricoltura. Puntata ricca quella di oggi, 18 settembre, dedicata ovviamente a diversi argomenti. Iniziamo dunque subito dalla provincia di Cuneo, precisamente da San Biagio di Mondovì per la manifestazione Fuma Lunche Puma, Mangiuma Lunche Fuma. La linea dunque al collega Michelangelo Pellegrino. Siamo in frazione San Biagio di Mondovì, dove viene realizzato a cura di un gruppo di volontari una manifestazione che ormai è giunta all'ottavo anno. Fuma Lonca Puma, Mangiuma Lonca Fuma. Ezio, tu sei un po' il coordinatore, l'anima di questi volontari, un momento veramente bello, importante, non solo per questa realtà ma che dà un volto a tutto il Moregalese, a tutta la provincia. Sì, un momento molto importante. Noi abbiamo iniziato 8 anni fa, un po' di amici, ci siamo guardati una sera qui al nostro circolo, abbiamo detto ma San Biagio ha tutto da offrire, abbiamo i pesci, abbiamo la carne, abbiamo l'agroalimentare, abbiamo tanta voglia di fare, abbiamo tanto bellissimo territorio, perché non cerchiamo di esporlo a tutti? Abbiamo detto dobbiamo trovare un nome, abbiamo trovato questo nome che è Fuma Lonca Puma, Mangiuma Lonca Fuma, che vuol dire facciamo quello che possiamo fondamentalmente, quello che facciamo si mangia. Oggi siamo qua in più di 300, tutti quelli che abitano a San Biagio sono volontari, in più tutti quelli che sono nati, hanno vissuto o ritornano volentieri per questa sagra a dare una mano a tutti quanti noi. Abbiamo migliaia di persone che vengono a visitare questa sagra, abbiamo di tutto, quindi dalla gita col cavallo, la gita in bicicletta, abbiamo tutte le cascine aperte, abbiamo qui al circolo migliaia di persone che vengono a mangiare prodotti solo ed esclusivamente fatti con del prodotto che nasce dalla nostra terra. Quindi questo è importante per noi, vendiamo solo prodotti a chilometro zero, ma non chilometro zero, a metri zero, perché sono solo prodotti che sono prodotti, coltivati e poi le nostre massaie li cucinano in maniera splendida. E veramente attorno a questo discorso del volontariato c'è tutta un'attività economica, no, che in qualche modo viene promossa, perché qui parliamo anche di carni di eccellenza, parliamo di trote, parliamo di tante altre attività. Eh sì, San Biagio ha delle aziende di primaria eccellenza, perché abbiamo i pesci, le trote sono conosciute in tutto il mondo, in tutta Italia, il formaggio, l'agritomeria ha dei formaggi fantastici, riconosciuti anche qua con la DOP, e poi abbiamo la carne, cosa dire, la nostra carne sicuramente è una delle migliori, anche per questo l'APA ci rappresenta oggi qua, quindi sicuramente San Biagio è un paese piccolo ma che è presente in tutta l'Italia. Bene, noi ti ringraziamo per queste informazioni e adesso che cosa faremo? Andremo insieme a voi a vedere qualcuna di queste realtà, non possiamo visitarle tutte perché sono talmente tante, ma proprio per dirvi come veramente queste manifestazioni che nascono dal basso, no? Come è stato un po' detto, nascono dalla volontà delle persone, poi alla fine assumono dei ruoli importantissimi come quello che vedrete dopo. E lo stand di Coldiretti Cuneo presenta l'impegno che ha l'organizzazione rispetto all'agricoltura sociale. Ecco, presidente della cooperativa Linfa Solidale, che si occupa in specifico di questa progettualità, a che punto siamo? Ma siamo, direi, a un buon punto, sia per quanto riguarda il discorso delle agritate, sia quello degli inserimenti lavorativi nel sociale, ma anche della collaborazione e dell'assistenza domiciliare per persone che hanno fragili, che sono bisognose.
Soprattutto quello dell'assistenza alle persone bisognose crea un mantenimento della persona sul territorio. Sì. L'obiettivo è quello di lasciare le persone in casa e dare un'opportunità lavorativa a persone formate dalla cooperativa, di modo che possono continuare a vivere serenamente nell'ambito familiare, non essere sradicati dal contesto sociale in cui vivono. In particolare poi il progetto delle agritate comunque rientra in questa, come dire, progettualità più ampia. Ecco. Sì, è un progetto educativo per bambini da 3 mesi a 3 anni, dove il presupposto principale è proprio il contesto agricolo, quindi il bambino vive a stretto contatto con la natura, con quelli che sono i ritmi dell'azienda agricola, con l'agritata che comunque ha un percorso di formazione importante di 400 ore teoria e di pratica, e che comunque segue anche tutto un percorso pedagogico legato alle esigenze del bambino. E qui abbiamo una rappresentanza dell'agritata, ecco, lei oggi qui rappresenta poi l'agritata della provincia di Cuneo, siete in tante adesso? Ma iniziamo a essere, diciamo, in parecchie, probabilmente sarebbe molto utile se fossimo in più. Perché ci sono... Quindi ci sono possibilità, ci sono, insomma, ecco. Lei dove opera? Io opero su Dronero, al momento ho 2 bambini, ne avevo 3, uno ha iniziato la scuola materna, per cui sono scesa a 2. Sono molto soddisfatta del mio lavoro, devo dire la verità, è un lavoro che mi entusiasma e mi piace tantissimo, a contatto con la natura e con i bambini. Allora Presidente, oggi giochi in casa perché tu abiti in questa zona, hai questa tua produzione legata a questo territorio, un modo per tenere questi vivi collegamenti con i consumatori. Sì, sicuramente questa è l'ennesima annata e sarà sicuramente l'ennesima annata di successo di una fiera che non solo vuole promuovere il territorio, ma vuole proprio far arrivare il consumatore, il visitatore nelle nostre campagne e nelle nostre aziende. Questa è stata un'iniziativa presa proprio da questa frazione San Biagio, con grande anche impegno di tutti quelli che sono i volontari, ma con grande anche interesse e anche con grande convinzione di tutte le aziende. In una piccola frazione racchiudiamo comunque una miriade anche di produzioni, andiamo dal latte alla carne, ai formaggi, alle trote, alla frutta, alla verdura, e quindi il visitatore può non solo assaggiare ma anche toccare con mano, quindi entrare nelle cascine, entrare nelle aziende agricole e vedere veramente come sono le nostre produzioni. E proprio come sono delle grandi eccellenze, no Elio? Perché tu rappresenti un po' la zona Mondovi-Ceva e qui magari poco conosciute ancora, anzi molte stanno così proponendosi al grande pubblico, ma sono quelle che poi tengono vivi questi territori, peraltro anche abbastanza difficili complessivamente parlando. Ma sì, questi sono territori effettivamente difficili, ma l'azienda hanno saputo adattarsi, hanno saputo valorizzare il vero made in Italy. Come diceva la Presidente, non hanno nulla da nascondere, si aprono al pubblico, si aprono alle famiglie per far vedere le vere peculiarità delle produzioni agricole italiane. Mi sembra che questo sia anche un po' un percorso di maturazione che hanno fatto l'agricoltura, no, complessivamente, cioè aprirsi a questo contatto. 20 anni fa forse avremmo fatto sorridere a parlare di queste cose. Beh, sicuramente quello hai perfettamente ragione, ma è questo un percorso che Coldiretti a livello nazionale, quindi poi a ricaduta sui vari territori regionali e provinciali, sta portando avanti. L'incontrare il consumatore, l'aprirsi e descrivere veramente che l'agricoltura è ancora una volta e vuole essere il centro della società. Noi lo facciamo con tante altre attività, anche oggi qui presente ci sono le agritate, che sono comunque un altro progetto, che è un progetto sociale, che sta portando comunque grande interesse e sta portando anche grande lavoro alle nostre aziende. Coldiretti questo vuole essere il futuro per la nostra economia, il futuro per il nostro territorio, e anche qui in una piccola frazione come quella di San Biagio di Mondovì è la dimostrazione che si può fare credendoci, si può fare avendo la grande passione per l'agricoltura, ma sicuramente per la qualità e per le eccellenze. Apicoltura, anche qui in esposizione, com'è andata quest'anno l'annata? La stagione è stata una stagione senz'altro difficile, caratterizzata da un inizio di stagione con delle piogge al centro delle fioriture più importanti del tarassaco e dell'acacia. Sul finale, fortunatamente, per quanto riguarda sia il millefiori d'alta montagna, che il nostro fiore all'occhiello, che il castagno, siamo andati meglio. Non possiamo dire lo stesso della melata, che nella zona del Morregalese ha subito gli ultimi temporali molto forti che hanno lavato le foglie e specialmente le culture del rovo e hanno rovinato quello che era l'ulacoda della stagione.
Voi state subendo in questo momento una concorrenza un po' da tutti i paesi, in particolare dalla Cina, insomma sembra impossibile, ma questo miele italiano tribola veramente a essere identificato. Abbiamo la concorrenza del mercato cinese che senz'altro è fortissima, è più significativa nei prodotti dell'alveare che si distinguono dal miele monofloreale che è particolarità e peculiarità italiana. Senz'altro il mercato sulla grossa distribuzione ha più possibilità di essere contaminato da questi mieli, con le fiere, con le presenze sul territorio e più che altro con la conoscenza dell'apicoltore e dell'apicoltura che ci sta dietro, è un rischio che cerchiamo di scongiurare al meglio. Guido Cappellino, tu ti sei inventato questa attività col forno, vai in giro, soprattutto con i ragazzi, fattoria didattica, eccetera. Ecco, un modo per incrociare i giovani di questa società che non sa più da dove arriva quello che mangiano. Esatto, un po' l'idea che mi è venuta in mente anche grazie al corso che ho fatto in Coldiretti per partire a fare attività didattica con i bambini e dire ma partiamo dal campo di grano e arriviamo al pane fatto, ma glielo facciamo fare ai bambini in modo che facendo si impara, non tante parole ma fatti. Allora i bambini vengono in cascina e incominciano così a scoprire da dove arriva questo pane. Partiamo dal campo, le piantine, poi vediamo la farina, la crusca, preparano l'impasto, lasciamo lievitare, forno a legna, preparano i loro panini e se li portano a casa. E questa è anche un po' un'esperienza da capire un po' da dove arriva il cibo e cercare di non sprecarlo, di dare un valore, perché c'è lavoro, c'è sudore dietro e così questo cibo nutriente, che cosa dico io anche ai bambini, siamo figli della terra e la terra ci dà da mangiare e noi dobbiamo fare in modo che questa terra sia fertile, sia pulita e mangiamo quello che lasciamo, quello che coltiviamo. Torniamo ancora a San Biagio di Mondovì per documentarvi con numerose interviste il successo della manifestazione I prodotti tipici fiore all'occhiello, anche in questo caso della provincia Granda. Presidente, un'occasione per presentare la bontà della Piemontese, insomma non ce n'è più bisogno ma non fa mai male. Ce n'è sempre bisogno di far conoscere a chi non conosce ancora questo prodotto eccellente, poi qui siamo proprio nella culla della razza piemontese, quindi è giusto, però non dobbiamo mai stancarci, anche perché il lavoro che stanno facendo gli allevatori per allevare bene questa razza, bisogna far passare il messaggio che il consumatore lo capisca e che faccia la differenza. Prima di tutto tutta la filiera che fanno gli allevatori per garantire questo prodotto, ma poi il miglioramento che c'è stato nell'alimentazione e in tutto quello che fa parte del sistema, gli allevatori si sono adeguati, il benessere animale, tutto quello che serve, quindi il consumatore deve stare tranquillo che mangiando la carne di razza piemontese, se poi acquistata nei posti giusti, per esempio dove è certificata, noi abbiamo la filiera certificata, c'è il Coalvi che certifica, quindi possiamo garantire con il sistema allevatori, poi abbiamo i tecnici che vanno sul territorio per fare tutta la raccolta dei dati per tracciare questo prodotto, questo è molto importante per il consumatore. Direttore, che cosa è oggi Compral Carne? Che cosa rappresenta? Oggi rappresenta una realtà importante perché raggruppa 220 allevatori, prevalentemente la provincia di Cuneo, ha rapporti importanti con la grande distribuzione e non solo, ma attraverso il laboratorio di sezionamento anche con il mondo della ristorazione, il mondo dei distributori, quindi sta crescendo il rapporto fra quello che si fa con la grande distribuzione e quello che viene fatto attraverso la distribuzione normale, si sta spostando a favore della distribuzione normale, questo è un dato significativo perché vuol dire che si sta diversificando e a tutto a vantaggio alla fine del consumatore e anche del produttore. Sindaco, è sempre un momento di festa ma anche un modo per evidenziare la vivacità culturale, artistica, di produzione di eccellenze che ha Mondovì con le sue frazioni, con le sue realtà. Questa è la parte di Mondovì
più distante per alcuni versi, ma anche quella per alcuni versi più straordinaria e più caratteristica. Questa frazione San Biagio ormai da anni si distingue nel promuovere il territorio e lo fa in maniera esemplare, lo dicevo prima. Questa è una frazione in cui i sambiagesi si adoperano e esprimono al meglio quello spirito di comunità che lavora, che collabora, che insieme cerca di promuoversi e rendere più bella la sua frazione, renderla più viva. E lo fa attraverso, come dire, l'esaltazione di quello che è la sua vera natura, i suoi prodotti, le sue cascine, il lavoro sapiente dei suoi artigiani. Insomma, è veramente una vetrina. Oggi chi viene a San Biagio ha l'opportunità davvero di apprezzare, entrando nelle case, entrando nelle cascine di queste persone, di apprezzare al meglio che cosa vuol dire coltivare la terra, che cosa vuol dire trasformare i prodotti genuini, che cosa vuol dire allevare e creare dei prodotti di eccellenza. Nella tua terra a rappresentare il governo, ma anche a dare la testimonianza di quanto le cose che nascono dal basso, come hai detto nel tuo intervento, poi trovino comunque concretezza e trovino modalità per rilanciare questo sviluppo del paese. Sì, io ci tengo sempre ad essere presente a questa manifestazione perché l'ho vista nascere e l'ho vista crescere, sono praticamente venuto tutti gli anni e quindi anche quest'anno ho apprezzato come cresce, come si sviluppa. Vedo che stanno arrivando tante persone, soprattutto tanti giovani che vogliono vedere e scoprire come nascono le produzioni autentiche, le produzioni dei nostri territori. Ecco, questa non è una manifestazione artificiale con prodotti che arrivano da fuori e diciamo vengono semplicemente messi in mostra. Qua sono prodotti che vengono evidenziati come nascono, come vengono trattati, come vengono lavorati e come finiscono nei nostri piatti. Ecco, una tracciabilità, un chilometro zero diciamo, fatto e coagulato intorno a questa manifestazione. Un aspetto importantissimo. Si va a ricercare sempre di più la qualità. Ebbene, io penso che anche la qualità venga valorizzata attraverso occasioni come questa, che sono occasioni a cavallo tra la festa, l'osservazione e diciamo un'acquisizione anche di una cultura. La Fondazione è vicina a questi momenti come motore di sviluppo, di promozione dell'attività che svolgono i territori. Senz'altro, quando si può aiutare lo sviluppo del territorio, a tenere insieme queste borgate che sono state il nostro passato e che dovranno anche essere il nostro futuro, ne sono convinta. Quindi quando si può, sempre. E questo anche a significare che la Fondazione diventa ormai un punto di riferimento per tenere in piedi questa realtà. Sì, anche perché purtroppo, visto i tempi che corrono, non ci sono molte altre diciamo sorgenti, quindi la Fondazione cercherà e cerca e ha sempre cercato in tutti i modi di aiutare le realtà sul territorio per quanto le è possibile. Un'altra manifestazione che la vede presente, che serve a promuovere queste biodiversità reali che ci sono anche nella nostra provincia. Guarda, noi siamo ricchi di queste biodiversità, come tu dici, e sono proprio quelle che vanno a valorizzare e promuovere il nostro territorio e la nostra bellezza come territorio, la nostra semplicità, soprattutto dei nostri volontari, a portare avanti quello che è una provincia molto bella, molto importante, molto, molto grande. Allora siamo al momento importante dove la gente fa la coda per venire a degustare quello che gli avete preparato. Che cosa c'è di buono? Di buono ci sono tutte le specialità di questa nostra frazione che sono prodotte in questo nucleo frazionale. Andiamo dalla trota del pesce affumicata, che è una vera prelibatezza, cucinata su un letto di misticanza. Poi abbiamo il cubotto di carne cruda guarnito da verdure. Poi abbiamo la trippa di San Biagio alla rustica. Abbiamo il cappone, che è un'altra specialità nostra del luogo. Abbiamo un'azienda agricola che produce anche capponi e abbiamo fatto l'insalatina con il cappone. Poi abbiamo fatto dei dolci che sono molto buoni, realizzati con la marmellata di fragole, sempre coltivate qui, e le mele del frutteto sperimentale del monastero, sempre di San Biagio. E abbiamo lasciato da parte i formaggi? Abbiamo lasciato da parte i formaggi prodotti dall'agritomeria sambiagese. Che vi sembrano anche loro veramente a metri zero, perché sono prodotti qua dietro dove la gente sta mangiando. Effettivamente sono a centimetri zero perché sono prodotti quasi sulla piazza del paese.
Bene, allora noi ci complimentiamo con gli organizzatori perché veramente sono settimane che state lavorando per preparare e complice anche il bel tempo di questo settembre, ecco, questa manifestazione come tante altre sagre che animano i territori della provincia di Cuneo e Piemontese hanno avuto il successo che si meritavano. Ci vediamo dopo. Ci occupiamo invece adesso, sempre dalla provincia di Cuneo, di un particolare insetto che colpisce in modo particolare le colture orticole e frutticole. Ci sposteremo poi nel Torinese, precisamente a Cambiano, per parlare del pomodoro costoluto e torneremo ancora nel capoluogo della Granda per il successo della sagra di San Sereno. Siamo a Peveragno dove incrociamo un agricoltore che come tanti altri sta vivendo un momento di difficoltà legato alla presenza di un insetto, il Drosophila Suzuki, se dico bene il termine, che sta generando una serie di danni sulle coltivazioni orticole. Ecco, che cosa causa questo insetto? Ma questo insetto è un moscerino che quando le fragole sono prossime alla maturazione, sono ben mature, punge la fragola e crea sta molle, sta cola, diciamo, proprio la mela venete nel plateau e dopo un giorno o due si scioglie proprio. Quindi poi la fragola non si conserva più come anche le altre essenze, diciamo, gli altri ortaggi, ecco. Sì, non si conserva, anche per venderla è un grosso problema. Abbiamo già provato a fare dei trattamenti, però c'è poco da fare, diciamo. Stiamo cercando di trovare dei metodi alternativi per difenderci da questo moscerino, da questa drosofila che è molto molto difficile da gestire con i normali classiche trattamenti chimici, in quanto il moscerino va a depositare il proprio uovo sul frutto praticamente prossimo alla maturazione, quindi i tempi di carenza dei prodotti chimici sono molto molto difficili da riuscire a mantenere, e soprattutto l'efficacia in termini di questo insetto che compie moltissime generazioni, un ciclo di vita molto molto veloce, sono molto molto difficili. L'anno scorso abbiamo già fatto dei test qua sul territorio, anche in collaborazione con delle altre prove che ha fatto il centro di ricerca Agrion, dove abbiamo potuto replicare l'efficacia delle reti antinsetto anche nei confronti di numerosi altri insetti che stanno diventando sempre più problematici, come il caso della cimice asiatica. Quest'anno, oltre a replicare il risultato di buon funzionamento delle reti antinsetto, stiamo provando in collaborazione con una biofabbrica italiana, quindi la Bioplanet, un'azienda italiana che produce insetti antagonisti, il lancio di Tricopria drosophilidae. Questo insetto molto molto piccolo è un parassitoide già presente a livello europeo, che si è adattato in questi anni anche alla presenza di Drosophila Suzuki. Praticamente questo insetto va a depositare l'uovo sulla pupa, quindi sullo stadio di intermezzo tra la drosofila come la conosciamo come moscerino e la larva. In questo caso, una volta parassitizzate, queste pupe non generano più altri individui di drosofila, ma generano altri individui di questa tricopria che esce e va nuovamente a cercarsi altra drosofila. Ha quindi un'azione di contenimento della popolazione, quindi di drosofila presente all'interno del campo coltivato o degli areali incolti, come per esempio i boschi, che fungono molto spesso anche da rifugio e da centro di moltiplicazione di questo moscerino. Siamo andati molto molto bene per quanto riguarda la campagna estiva, quindi gran parte dei campi di mirtilli, soprattutto delle varietà precoci come il Duke, che è il più diffuso qua in zona, non hanno presentato danni da drosofila, quindi ci siamo anche un po' fermati su quanto riguarda le prove di questo insetto antagonista, in quanto non essendoci una presenza importante per l'agricoltore di danno, abbiamo preferito aspettare. Siamo arrivati adesso nelle ultime settimane di agosto ad avere numerosissimi problemi su mirtillo tardivo, su molti impianti di fragola rifiorente e anche degli impianti di altre specie frutticole. Abbiamo avuto segnalazioni anche su pesche tardive, molti problemi su ciliegio e quant'altro. Questo insetto lo stiamo testando adesso, appunto, per vedere le prime impressioni di efficacia. Abbiamo provato su alcune serre e ho visto che non è che, diciamo, è proprio un potere battente che non ce n'è più, però c'è tanto meno danno. C'è contenimento in questo. C'è un buon contenimento. Questo è un progetto che è ormai giunto al secondo anno. Il primo anno l'abbiamo fatto in collaborazione anche con la Camera di Commercio di Cuneo e abbiamo fatto diversi lavori sul campo proprio per cercare delle soluzioni per gli agricoltori. Il nostro ruolo di Tenci come agenzia 4A è proprio quello di cercare delle soluzioni per gli agricoltori. Noi siamo molto attenti a quelli che sono i problemi ambientali e soprattutto poi anche l'economia dell'azienda agricola. Bisogna sempre ricordare che trattamenti chimici, in questo caso
hanno un ruolo leggermente abbattente, però non è la soluzione definitiva. Quindi anche a livello ambientale fare troppi trattamenti ovviamente non è sostenibile, e anche economicamente assolutamente per l'azienda non è sostenibile. In questo caso sfruttiamo un insetto che va a parassitizzare un altro, quindi in modo del tutto naturale, tutto rispetto totale dell'ambiente, riusciamo a contenere una problematica che in realtà sarebbe veramente, veramente dannosa per varie colture e per molte zone. Abbiamo visto che facendoci due calcoli in una stagione è un investimento che può sembrare oneroso, ma se consideriamo l'ottima efficacia che ha avuto nell'azienda in cui l'abbiamo testata, facendoci un calcolo su benefici costi, conti che sono stati anche fatti e pubblicati dal centro di ricerca Agrion, la rete è economica al massimo. E qui dentro queste boccettine ci sono appunto l'insetto parassita. 500 individui già adulti, quindi già perfettamente funzionali di questo insetto. Andiamo a fare un'introduzione, anche più di una introduzione, solitamente nel periodo primaverile ci diceva la biofabbrica di fare almeno 2-3 introduzioni, conteggiando almeno 2 individui per ogni metro quadro di serra o comunque di campo che si vuole andare a gestire. Continueremo a seguire lo sviluppo di questo progetto perché è veramente di interesse per tutta l'orticoltura cuneese. A Cambiano domenica 4 settembre si è svolta la 39esima sagra del pomodoro Costoluto 2016 sotto la tettoia del centro storico. L'amministrazione comunale cittadina, guidata dal sindaco Carlo Verniano, ha organizzato un'esposizione di pomodori e ortofrutto di stagione. A Cambiano una pattuglia di agricoltori sta rilanciando il pomodoro Costoluto, varietà oggi coltivata su una superficie di 5 giornate piemontesi. Tra le novità in arrivo, un mercato di produttori cambianesi sabato mattina in centro città. Una tradizione, insomma, che va molto indietro negli anni. Il pomodoro Costoluto era il prodotto tipico di Cambiano, poi fino a pochi anni fa era praticamente scomparso. Grazie all'impegno della precedente amministrazione comunale siamo riusciti a risollevare il settore. È tornato il pomodoro Costoluto, che è molto apprezzato sui mercati. Mi dicono che chi lo assaggia una volta lo ricompra, e quindi insomma è tornato ad essere il nostro prodotto tipico d'eccellenza. Tra l'altro abbiamo appena iniziato le procedure affinché possa essere inserito nei prodotti del paniere della provincia di Torino, per cui speriamo bene. L'unico peccato è che i produttori locali sono pochi per questione generazionale, però speriamo bene che possa essere comunque un punto importante per il futuro. Questa settimana con i produttori ci siamo incontrati ed è emersa c'è stata una proposta di creare un mercatino chilometri zero, credo sarà il sabato mattina sotto l'ala mercatale, per cui con esclusivamente riservato ai produttori cambianesi. Che caratteristiche ha il pomodoro Costoluto di Cambiano? Allora, è un ottimo prodotto sia da insalata che da passata, solamente tende un po' a diventare molle in maturazione, per quello non si vende come il cuore di bue, che tiene di più, rimane più solido. I semi ce li siamo sempre selezionati noi, tolti noi dalle piante più belle in campo. Si sceglie il pomodoro più grosso e girandolo, che abbia solo un puntino, non deve avere macchie, niente, deve essere perfetto. Per rilanciare questo pomodoro avete costituito un'associazione. Come si chiama e quali sono i suoi obiettivi? L'associazione si chiama Associazione dei produttori del pomodoro Costoluto di Cambiano. E appunto stiamo cercando di rilanciarlo nel mercato perché è un ottimo prodotto e si era andato un po' a perdere col sopravvento del cuore di bue. L'utilizzo ottimale in cucina quindi qual è? L'utilizzo ottimale in cucina è sempre insalataro. Insalate o ripiene o come uno vuole farle, va bene a far tutto. Le produzioni di pomodoro quindi vengono vendute in vendita diretta da voi e dove finiscono? Vendita diretta, specialmente nei negozi qua a Cambiano, sono di nuovo ritornate di moda e vanno abbastanza.
Siamo a San Rocco Castagnaretta in provincia di Cuneo, dove si tiene ormai la storica mostra di San Sereno, un momento espositivo della migliore ortofrutta di questa zona ed una rappresentazione che vuole in qualche modo mettere a schema tutto quanto viene prodotto a livello ortofrutticolo in provincia di Cuneo e in Piemonte. Ecco Presidente, un ruolo importantissimo la Coldiretti con i suoi servizi tecnici a significare che l'assistenza tecnica ha accompagnato l'evoluzione di questo mondo ortofrutticolo cuneese e piemontese. Certo, questa è veramente una bellissima vetrina, forse la più grande vetrina di quelle che sono le nostre produzioni sulla provincia di Cuneo, ortofrutticolo in particolar modo, ma anche cerealicole. Questo per dare il senso di quello che sono le nostre aziende, le nostre imprese in questo momento, che in questo momento di difficoltà comunque ancora ci scommettono in agricoltura, grazie veramente a quello che è l'assistenza tecnica che continua a comunque a supportarle e continua comunque a fare ricerca, quindi continua a migliorare quelle che sono le produzioni all'interno delle nostre aziende. È davvero un momento in cui l'agricoltura non solo della città di Cuneo ma di tutta la provincia di Cuneo fa vedere il meglio della produzione dell'anno. Ed è una produzione che è una produzione davvero di grande qualità. Il nostro territorio ha una storia che è fatta di ricerca continua della qualità in tutti i settori e l'agricoltura non fa eccezione. Cascina Veglia, un gioiello qui alle porte di Cuneo, un momento tutto da scoprire, da riscoprire, che cercate di valorizzare nell'ambito delle mille attività che ruotano attorno alla città di Cuneo. Beh, direi proprio di sì, quest'anno non ci siamo fatti mancare nulla, 89esima edizione, dunque un numero importante, abbiamo come ospite d'onore la Carota di San Rocco e stiamo terminando quella che è la presentazione della nostra mostra regionale a Cascina Vecchia, quello che è uno dei gioielli a due passi dalla città che non tutti conoscono, una cascina stupenda che stasera appunto ci ospita per degustare quelle che sono appunto le nostre primizie del nostro territorio e anche le bevande, perché stasera è stata fatta una birra al gusto di Carota per appunto rilanciare in pieno quella che è la nostra fiera. Quest'anno la nostra amministrazione ha voluto estendere quelli che sono i confini della mostra lanciandola anche a livello nazionale, abbiamo presenti appunto esponenti che lanceranno quella che è la nostra fiera di San Sereno per far conoscere quelli che sono i nostri prodotti, quelle che sono le nostre grossissime peculiarità a tutti i nostri concittadini italiani. Un momento dove comunque l'agricoltura in sé soffre la difficoltà di un confronto con l'estero, anche di una concorrenza sleale, tutti i problemi che conosciamo molto bene. Ecco, queste iniziative servono anche, come dire, a tenere unito il mondo agricolo, a dare coraggio, a dire che comunque si può in qualche modo uscire da questa situazione. Assolutamente sì, stasera viviamo un momento di festa, ma non dimentichiamo il duro lavoro e la durissima e talvolta anche sleale concorrenza che purtroppo c'è sul mercato. Noi siamo orgogliosi di quelli che sono i nostri prodotti, siamo orgogliosi delle nostre aziende che tramandandosi appunto il metodo di lavorare hanno fatto sì che i nostri prodotti diventassero un'eccellenza conosciuta a livello internazionale. Tra gli eventi e le manifestazioni che abbiamo seguito in questi giorni, l'inaugurazione a ULS di Boster, ovvero acronimo di Bosco e Legno Territorio, la linea dunque al collega Giulio Botto, e poi un interessante convegno che si terrà il prossimo 25 settembre, dedicata alla carne equina e non solo all'ombriasco. Presenteremo poi la zucca protagonista Pia nell'Astigiano con l'inaugurazione di un nuovo punto vendita Presto Fresco nel Torinese. L'aspettavamo da mesi, dopo la siccità è arrivata la pioggia a battezzare l'inaugurazione di Boster a Bular di Ulx. Siamo in Alta Valsusa, il più grande evento dinamico dedicato alla filiera bosco-legno e all'agricoltura di montagna. Tanti i temi trattati, tanti gli espositori presenti in un posto incantevole. Boster, bosco e territorio, due binari su cui l'economia della montagna può reggersi molto bene perché le risorse ci sono e questa località lo dimostra, gli espositori lo dimostrano. È un'esperienza molto bella, un appuntamento biennale che permette di fare il punto sulla situazione, soprattutto della filiera forestale ma anche dell'economia montana, in un posto poi peraltro molto adatto perché concretamente si vede operativamente anche le innovazioni, le ultime tecnologie. Quindi un momento utile che serve per tutto il nostro territorio, per i nostri consorzi forestali, per le realtà di montagna, per incontrarsi e per
crescere e fare dei passi avanti sull'utilizzo sempre più sostenibile e sempre migliore delle nostre risorse. Qui sopra ULCS non si può che parlare di Bosco e Legno, filiera Bosco e Legno in cui l'UNCEM crede da tempi non sospetti, una filiera che ovviamente riversa economia sul territorio e lo fa in modo intelligente. Certamente, perché 1 milione di ettari di bosco per il Piemonte sono 1/3 della superficie. Bisogna utilizzarla, gestirla, saperla gestire, avere un incontro proficuo tra realtà pubbliche, quindi gli enti pubblici, i comuni e le unioni montane, e le imprese che qui a ULCS propongono le loro migliori esperienze tecnologiche. In questo connubio bisogna costruire una filiera sostenibile che dia reddito ed economia. Bello, suggestivo organizzare una fiera in questa location, sicuramente ha richiesto mesi e mesi di lavoro e un'idea intelligente e anche innovativa, se vogliamo, Boster. Sì, è una manifestazione biennale, quindi la prepariamo, diciamo così, in un anno. Ed è uno sforzo che coinvolge tra l'altro anche un ampio partenariato, perché è una fiera, una manifestazione che è anche condivisa col territorio. Infatti Boster, che sta per bosco e territorio, intende tutte le risorse del bosco, principalmente il legno, ma anche tutte le risorse del territorio. Infatti c'è anche una componente importante locale, oltre che poi una rassegna di tutte le macchine, tutte le attrezzature per lavorare in bosco, in sicurezza, e tutto ciò che ha a vedere con le filiere del legno. Quindi trasversale anche come offerta per chi opera in questo contesto e intenderebbe poi in futuro occuparsi. Sì, naturalmente, perché è una fiera che ha la capacità di guardare sia ai cosiddetti addetti ai lavori, quindi ai professionali, chi lavora insomma dalle imprese boschive alle imprese agricole di montagna, ma anche ai tanti hobbisti che magari hanno degli appezzamenti, vogliono farsi, come dire, la legna per riscaldarsi in casa, e quindi possono, attraverso questa manifestazione, avere un'idea insomma di tutto ciò che il mercato offre per lavorare in bosco in piena sicurezza, perché anche questo è un concetto molto importante che passa alla fiera. Quindi corrette attrezzature, ma anche corretto approccio al lavoro e quindi sì, alla sicurezza e a quant'altro. Domenica 25 settembre, a partire dalle 9 del mattino, primo convegno nazionale Le carni equine fra tradizione, sostenibilità e salute, si svolge a Lombriasco nell'aula magna dell'Istituto Salesiano Agrario. Quali saranno i temi affrontati e i principali relatori di questa giornata? Allora, i principali relatori saranno 3 docenti universitari, uno proviene dall'Università della Facoltà di Torino, uno da Padova e uno da Parma. Sono assolutamente esperti nel settore specifico delle carni equine, ciascuno per i loro rami di competenza. Il quarto relatore sarà un medico, un pediatra, che parlerà prevalentemente degli aspetti dell'utilizzo di questo tipo di carne in età pediatrica e soprattutto in età in caso di eventuali patologie di tipo pediatrico. L'obiettivo del convegno è far conoscere questo tipo di carne. Non sarà un convegno che promuoverà un maggior consumo di carne, ma servirà semplicemente a illustrare agli interessati, quindi alle massaie, ai consumatori e ai ragazzi che parteciperanno al convegno, le caratteristiche di questo tipo di carne, che per la sua tipicità può essere bene inserita in un contesto di un'alimentazione varia, sana e ovviamente non vegetariana e non vegana, ma in questo ambito può essere inserita nella rotazione normale dell'alimentazione delle persone. Quindi tra i vari temi anche di grande attualità, il consumo della carne in genere, in particolare quello della carne equina, con moderazione, perché ha grandi qualità in tal senso. È un argomento di altissima attualità. Il consumo della carne è molto discusso, ci sono delle correnti di pensiero diverse, c'è un'aumentata sensibilità della popolazione in generale rispetto agli aspetti della propria alimentazione. Chi ha deciso liberamente e in maniera del tutto rispettabile di escludere gli alimenti di origine animali dalla propria alimentazione ha fatto una scelta di questo genere rispettabilissima. Chi invece desidera mantenere nell'ambito del proprio quadro alimentare il consumo di alimenti di origine animale e quindi anche di carne, cercheremo di spiegare le caratteristiche di questa carne dal punto di vista organolettico, dal punto di vista igienico-sanitario, e cercheremo di spiegare come viene prodotta, cioè il rispetto che nelle aziende dalla nascita, tutte le fasi di allevamento, dell'ingrasso, dei trasporti, avvengono mediante una filiera controllata dai servizi sanitari pubblici e da tutta la struttura di controllo pubblica per garantire la tutela del benessere in tutte le fasi di questa filiera. Thank you.
Comincia l'autunno e con questo anche le tante iniziative, le fiere, le sagre che ci raccontano i prodotti del territorio, i prodotti che ci regala l'autunno. Uno di questi è sicuramente la zucca. Nel comune di Piea, in provincia di Asti, ci sarà una 2 giorni tutta dedicata alla zucca, dalla musica addirittura legata alla zucca, ai menù tipici, non soltanto di zucca ma anche dei prodotti del territorio. Una 2 giorni assolutamente ricca, il titolo è La zucca delle meraviglie, il 24-25 settembre. Sindaco, che cosa succederà? Abbiamo la nostra fiera della zucca con la qualifica regionale, ormai è una fiera consolidata che si svolge da 17 anni, questa è la 17esima edizione, e partiamo il sabato sera con uno spettacolo, con un defile di moda e musica e la cena a self service a base di zucca ovviamente, e poi il cuore invece proprio della festa sarà la domenica, dove troviamo il tradizionale mercatino tutto dedicato alla zucca, dove quindi si può vedere proprio la filiera della zucca, quindi dalla raccolta fino poi alla tavola, e chiaramente il pranzo a cura della Proloco, tutto a base di zucca, e una serie di concorsi, cioè in realtà 2 concorsi, che sono anche questi tradizionali che si svolgono da molti anni, quello gastronomico, dove vengono premiati 3 piatti, chiaramente con l'ingrediente principale la zucca, e il concorso, quello diciamo più caratteristico, che è quello della zucca più grossa. Per rendere l'idea, lo scorso anno a vincere è stata una zucca del peso di più di 4 quintali. Nel pomeriggio gli spettacoli con i comici di Zelig e Colorado, e all'interno dello spettacolo ci sarà un'asta di prodotti tipici del territorio e zucche offerti dai produttori della zona, e il cui ricavato andrà tutto devoluto ad Isla. La novità di quest'anno rispetto agli anni passati è la camminata della zucca. Abbiamo deciso di proporre questo percorso per prevalentemente su strada sterrata, ma un percorso comunque adatto a tutti, e alla fine del percorso ci sarà una perizucca offerto da alcune aziende del posto. Vicepresidente, ci sarà un momento, come ha già anticipato il sindaco, speciale di sensibilizzazione per un motivo molto importante. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco e tutta la comunità di Piea per avermi dato questa possibilità per il 2° anno consecutivo. Sì, all'interno di questa bellissima manifestazione ci sarà una nostra postazione con la giornata nazionale, che la faremo il 25 di settembre, quindi ci sono i miei volontari con la barbera d'asti di OCG con un minimo di 10 euro, quindi in più ci sarà un punto informativo. Però la cosa bella è che ci saranno i miei amici di Zelig, dove faranno un'asta benefica con i prodotti del territorio di Piea, e ringrazio tutti i produttori che hanno collaborato, e quindi oltre al divertimento ci sarà un bel pomeriggio di solidarietà, questa solidarietà che questi soldi andranno ad Isla Asti, dove faremo tutti i servizi sul territorio. Ripeto sempre che questi fondi vanno a dare dignità ai malati di Isla italiani, e in questo caso ai malati di Isla astigiani. Saranno dunque 2 giorni davvero intensi, soprattutto dedicati al comune di Piea, che sarà vestito a festa, ma soprattutto ai vostri prodotti tipici. Siamo molto contenti di aver aggiunto alla DECO, la denominazione di origine comunale, che c'era già sulla zucca, anche altri prodotti, dei salumi, dei prodotti dei dolci, dei baci e un ragù. Ovviamente il piatto forte che presenteremo è la zucca, che nella cucina della Proloco verrà utilizzata esclusivamente zucca DECO di Piea. Per Piea in questo momento la zucca sta rappresentando una buona risorsa, perché dall'inizio, da quando sta iniziando a svilupparsi, i produttori, la quantità di terreno coltivato, la produzione è aumentata a dismisura. Si sta riscoprendo la zucca come un prodotto da cucina molto nobile, molto duttile. Infatti noi la proponiamo dall'antipasto al dolce, mentre fino a poco tempo fa non era quasi più utilizzata. Se verrete al mercatino potrete vedere tantissimi tipi di zucca di tutte le forme e dimensioni, non solo da cucina ma anche da arredo e da ornamento. Torino, via Adorno 31, nuova apertura della catena Presto Fresco. Siamo oltre 70 punti vendita, tutti molto centrali, molto vicini alla gente, nei centri dove ancora c'erano
negozi e che oggi vengono sostituiti da questi supermercati di prossimità, come li definiscono loro. Ecco signora, una scelta strategica anche questa. Una scelta strategica al servizio di quella categoria di persone che ha difficoltà di movimento in città come nei paesi. La nostra clientela è una clientela di persone di una certa età che comunque da noi trovano quel servizio che necessitano, cioè quindi la spesa di tutti i giorni con un buon assortimento di merce. E poi voi continuate questa vostra politica aziendale che è quella di privilegiare dove è possibile il prodotto locale piemontese comunque? Assolutamente sì, infatti come lei ben vede anche in questa realtà abbiamo inserito tutta la nostra gamma di prodotti a chilometro zero che, come abbiamo detto oramai da tempo, il cliente accetta bene e compra volentieri. Allora Sapino, abbiamo superato i 70, mi sembra che sia veramente un obiettivo ambizioso che avete raggiunto tra l'altro in pochissimo tempo. Sì, sì, negli ultimi anni siamo riusciti a fare un buon sviluppo soprattutto sul territorio di provincia di Cuneo e di Torino, questo in via Andorno al numero 31 è di nuovo un'altra bella bandierina in una zona molto importante per noi di Torino, nel centro di Torino, e vediamo che stamattina difatti ci è venuta subito riconosciuta dalla gente insomma questa presenza. Che cosa rappresenta oggi il gruppo Presto Fresco nell'ambito della distribuzione piemontese, sia in termini di fatturato che di personale? Beh, insomma, ormai sono 70 i punti vendita, il fatturato siamo un po' sopra i 110 milioni di euro, ci sono 600 persone coinvolte ormai, 600 dipendenti, quindi è una realtà che ormai si sta testando nel tessuto e continuando sempre la nostra politica comunque di un punto vendita di vicinato e vedi che anche questo è un altro punto vendita che vede persone che arrivano qua a piedi, che sono comode, che cercano un prodotto fresco tutti i giorni. Signora, lei era già cliente qui e adesso è ritornata. Sì. Come ha trovato questo locale? Molto bello, rinnovato. Che cosa si aspetta da questi prodotti locali, da questa vendita, insomma, che intendono lanciare in questa zona? La qualità e la disponibilità loro, insomma. Beh, questa, insomma, sicuramente ci sarà. Sì, 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 penso di sì, ci sono mancati molto. Era già cliente qua prima? Sì, sì. Come ha trovato il locale adesso? Mi sto raccapezzando un po' per i prodotti, però va bene. Ho visto che ha fatto la spesa direttamente al bancone delle carni, mi sembra che loro privilegiano molto il prodotto locale piemontese. Sì, poi col macellaio ormai c'è già una certa confidenza, ormai siamo vecchi clienti, ecco. Tutto nuovo, tutto bello, è tutto migliorato. E questo fatto che servono i prodotti locali sia sulla carne eccetera, piemontesi, com'è? È buono perché ho trovato dei buon prezzi. Anche buoni in termini di prezzi? Sì, sì, proprio buono. Ho visto, ho già fatto i confronti e mi sono trovata bene. Quindi ritornerà? Sì, certo. Io poi abito vicino, vengo tutti i giorni. E stamattina sono venuta già due volte. Vi ricordo tra l'altro un importante due giorni che si terrà sabato 24 e domenica 25 settembre in piazza Santa Rosa a Savigliano, titolo del convegno Per una terra amica, festa del biologico, la sana alimentazione inizia dalla qualità dei prodotti, questo dunque il tema dei due giorni da non perdere a Savigliano. Ed ora invece torniamo ancora nell'Astigiano, precisamente ad Asti Capoluogo, per documentare l'enorme successo del la Duia d'Or 2016, la linea a Piero Montanaro. Asti, 50ª edizione della Duia d'Or. Che cos'è la Duia? La Duia è il recipiente che serviva per bere il vino. Giovanenza Duia, Giovanza Duia, Gian Duia, ecco, tanto per farvi entrare nel tema del vino. E allora Asti, la città del vino, ospita ormai da 50 anni questa grande rassegna, è un concorso. Un concorso che seleziona i vini migliori mandati, inviati dai produttori da tutta Italia. E allora una serie di degustatori dell'ONAV hanno selezionato questi vini, sono ben 354 questi vini che hanno superato il punteggio dell'87%. 354 vini che giungono da ogni parte d'Italia e sono esposti qui e sono qui in degustazione. Naturalmente dopo la degustazione c'è un apposito locale
vendita, dove appunto il visitatore può andare ad acquistare il vino che più gli aggrada. C'è un'altra caratteristica di questo concorso: gli Oscar. Sono veramente molto pochi gli Oscar quest'anno, anche perché per ottenere l'Oscar occorreva superare il punteggio di 90 su 100 punti. Sono una ventina i vini che hanno ottenuto questo speciale riconoscimento. 50ª edizione della Duia d'Or, questa manifestazione che vede in rassegna, vede selezionati i migliori vini italiani. Quest'anno ha cambiato sede, è tornata nel centro storico. Come mai questa scelta, Presidente? Ma dunque, allora, questa scelta ha tutta una serie di motivazioni. La prima sicuramente è quella legata un po' al turismo e a far vedere questa città che è stupenda nel centro storico, e quindi i turisti che vengono ad assaggiare i nostri grandissimi vini, non solo nostri ma anche quelli di tutta Italia, possono ammirare tutta la parte architettonica, museale, artistica della nostra città, e che quindi da questo weekend che potrebbero fare potrebbero pensare poi di ritornare con degli amici, ritornare in epoche meno ovviamente convulse di questo, ad assaggiare tutti i nostri prodotti enogastronomici della città. E quindi questa è stata la motivazione principale. Ecco, poi anche dal punto di vista del marketing internazionale, probabilmente bere un bicchiere di vino buono a Palazzo Tolenghio o Palazzo Alfieri è diverso che berlo, diciamo, il contesto è diverso. È poco bere un ottimo bicchiere di vino in un bicchiere di carta oppure in un calice, è vero, di vetro. Esatto, ecco, proprio ecco. Il contesto è molto molto importante. Naturalmente gli organizzatori guardano sempre avanti, e quindi dopo questa innovazione di quest'anno già pensate a qualcosa per l'anno prossimo? Ma sì, ecco, diciamo che questo è stato uno esperimento, ecco, sembra che funzioni. Noi tendiamo proprio un po' a cercare di far sì che ci sia una percezione che i nostri vini delle nostre terre siano veramente buoni. Sono molto buoni, però tante volte la percezione, io faccio sempre un esempio un po' di Torino. Torino, prima della, se vogliamo, delle Olimpiadi, era una città molto bella perché non è cambiata. Era una città industriale un po' fredda, diciamo, un po' grigia, ecco, oggi è una grandissima città. La percezione su Torino, penso, di persone di Napoli che vengono a fare il Capodanno a Torino, ecco, una cosa che non succedeva. Ed è un turismo anche internazionale. E quindi un turismo internazionale, ecco. Noi nel nostro piccolo vogliamo cercare di creare questa percezione sempre di più che Asti è una capitale del vino, e che quindi qui si venga a bere un vino molto buono, ma con maggiore apertura anche ai vini non solo piemontesi. Non solo piemontesi, e che quindi sia un centro su cui poi da qui si può espandere su tutto il territorio dell'UNESCO, perché noi abbiamo avuto questa importante certificazione, patrimonio dell'umanità, e allora da qui il turista arriva e poi si espande in tutta la provincia, in tutto il Monferrato, in tutte le Langhe, in tutto il Roero, ecco. Questo è quello che noi cercheremo di fare sempre di più. Prossimo anno novità. Probabilmente il prossimo anno cercheremo di ampliare ancora in qualche altro palazzo storico per rendere ancora più, visto che comunque c'è stato un grande successo, un raddoppio delle vendite, e però anche certe volte un po' un intasamento anche un po' delle strutture. Allora la nostra idea è quella di cercare altre location ancora in più per distribuire magari anche meglio nel centro storico questi eventi. Ecco. Direttamente collegati alla Duia d'Or, qui nel Palazzo Alfieri, si effettua una rassegna particolare che ottiene veramente ogni anno un successo crescente. I piatti e i dolci d'autore. Praticamente ogni sera c'è un ristorante prestigioso di Asti, della provincia di Asti, che propone un piatto che è parte integrante e principale del menu di questo ristorante. Naturalmente ci sono addirittura dei turni
per venire a degustare, a fare questa degustazione. Il servizio viene offerto dall'Istituto Alberghiero di Aliano e poi chi desidera fare una degustazione veloce, magari con qualche portata tipica piemontese, dal piatto di salumi e formaggi con uva e miele, carne cruda all'astigiana, torta di nocciole e baci di dama, la Duia d'Or sarà aperta fino al 18 di settembre. Vi aspettiamo per degustare uno o più vini dei 354 migliori vini presentati alla 50ª edizione della Duia d'Or di Asti. Ed è anche tutto per questa domenica. Obiettivo Agricoltura ritorna la prossima settimana. Vi lascio come di consueto alla rubrica Fedagri Conf Cooperative, che ci parlerà di cereali e non solo. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti voi per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. La trasmissione è stata offerta da Crosetto, Supertino, Frandent, Dragone, Ascai, Colmuto, Consorzio Agrario Nordovest, Sansoldo Elio. Innovare è la nostra passione. Cantine Manfredi. Vetreria Veglio di Veglio Ragionier Marco e C. Gallo da